Ciao GQ, sono Ryan Prevedel e oggi risponderò ad alcune delle domande dei miei followers. Beh, diciamo che la mia vita prima era molto simile a quella che adesso. Sono sempre uno studente, un figlio, un fratello. E a raggiungere la fama, diciamo, è stato un percorso molto molto lungo in cui ho dovuto sacrificare molte cose. Ho perso molte amicizie, ne ho fatte di nuove e sì. Beh, diciamo che quello che volevo fare prima è quello che comunque sto facendo adesso, quindi lo studio è una priorità e il mio hobby, ovvero i social, è diciamo una cosa in più. Quindi diciamo che sto ripercorrendo quelli che erano i miei sogni prima. Diciamo che ho un rapporto molto strano col futuro, nel senso che mi fa molta molta paura e non ho chiaro quello che vorrò fare in un futuro prossimo, neanche in un futuro lontano. Quindi no, direi di no. Partiamo dal presupposto che ho veramente pochi amici, ne avrò massimo 5 di veri. E gli amici li scelgo in base alla fiducia. Penso che sia uno degli elementi principali per un'amicizia solida e un rapporto vero. E dunque sì, ho veramente pochi. Allora, la mia canzone preferita da quando avevo probabilmente 8 anni, ovvero da quando è uscita, forse 12, è I Follow Rivers di Licky Lee. Mentre il mio film preferito è Il talento di Mr. Ripley con Matt Damon. Quanto tieni i tuoi capelli? Beh, diciamo che i miei capelli sono un elemento principale del mio look, nel senso che è una delle cose che guardo di più, ma non solo su me stesso, anche sulle persone. E quindi sì, ci tengo molto, direi. Solitamente ho il ciuffo, però è da un po' di tempo che li sto tirando indietro e li sto riempiendo di gel. Quindi diciamo che ci sono molti 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 style da fare e questo qua ultimamente è il mio preferito. Ho due quartieri di Milano che adoro. Il primo è Moscova, perché ci sono moltissimi miei amici che ci abitano, per nessun altro motivo, perché in realtà come zona non mi fa impazzire. E poi Risorgimento è la zona in cui abito io, quindi c'ho un legame affettivo. Poi c'è la mia pasticceria preferita che è Sissi, quindi... Hai dei tatuaggi? No, non ho nessun tatuaggio, non me li sono mai visti onestamente addosso, quindi non me lo farei mai un tatuaggio. Però assolutamente mi piacciono sulle altre persone, quindi nothing against it. Allora, diciamo che ultimamente le persone mi stanno facendo peer pressuring nell'andare a Bali. Quindi mi sa che verso l'inverno prossimo andrò a Bali, perché mi ispira moltissimo. Mi sembra proprio una zona calma, un ambiente in cui potrei trovare la mia pace. Premessa, un anno fa non l'avrei mai detto, penso che il Ryan di un anno fa ora sarebbe molto deluso. Non è Milano, bensì Pordenone, che è la città dove sono cresciuto. È una città pulita in tutti gli aspetti, è una città sicura dove c'è la mia famiglia, tutti i miei amici ed è un posto personalmente tranquillissimo. Io quando vado a Pordenone sono, penso, la persona più tranquilla e più in pace di questa terra. Poi ogni tanto mi annoio, però Pordenone è my paradise. Allora, le persone che amo di più in questo mondo sono 5, non potrei scegliere tra queste 5. Sono la mamma, il papà, mia sorella e le mie due nipoti, Ginevra e Bianca. Ciao, le saluto da qui. Mi mancate tanto. Allora, per me il metodo per sconfiggere l'ansia, nonostante i medici non lo consiglino, è bere caffè. A me il caffè proprio fa tornare in sesto e oltre al caffè penso uscire con i miei amici. Semplicemente vederci, magari non ci diciamo nulla, però stare con gli amici è proprio una di quelle cose che mi mette tranquillità e mi fa sentire molto meglio. E poi andare anche al cinema. Anche se il film non mi piace, il cinema mi mette una tranquillità pazzesca. Io penso che il destino sia una cosa molto molto vera e penso che se le cose succedono, succedono per una ragione. Dunque penso che se avessi il potere di tornare indietro non cambierei nulla, ma lascerei le cose proprio intatte alla perfezione. Allora, definirli fan non è un termine che mi fa impazzire. Secondo me sono più amici, più coetanei. Quando mi fermano per strada c'è una sorta di weird feelings, perché non mi sembra
reale tuttora quello che mi è successo, la vita che sto vivendo adesso. E, però sono molto molto grateful e felice e fiero di me stesso, quindi tutti i bei sentimenti. Ciao GQ, sono Ryan Prevedel e per vedere altri video cliccate qui.